Bene, ciao a tutti. In tempi di lockdown, quindi si sta a casa, chiusi a chiave, parliamo di rullo A5 per i ragazzi che vogliono migliorare la loro tecnica e il loro studio. Parliamo un po' di questi rulli A5. Quindi, come sono fatti questi rulli A5? Sono tutti rulli misurati, vengono appoggiati su una base di movimenti. Il rullo A5 è fatto di tre movimenti, quindi 1, 2, 3, come se fossero due ottavi e un quarto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Andiamo ora a raddoppiare questi due ottavi. 1, 2, 3. Quindi ripetiamo, i movimenti sono tre. Doppiati. E adesso, dopo questi sedicesimi, andiamo a mettere a doppiarli, quindi a mettere i trentaduesimi. Ecco i trentaduesimi. E qui si forma un vero e proprio rullo A5. Quindi ripartiamo da capo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, i tre movimenti, doppiato, ecco il rullo A5. E così via. Quindi in questi pochi minuti abbiamo parlato di qualcosa. In questi tempi di lockdown è dura per tutti, ma noi andiamo sempre avanti. Anche se non abbiamo una batteria a casa, adoperiamo almeno un pad e delle bacchette per studiare i rulli, i rudimenti, eccetera, eccetera. Va bene? Mi ha fatto piacere stare insieme a voi per qualche minuto, vi saluto tutti e a presto, diciamo questa bella parola, a presto, perché a presto qualcosa cambierà. Ciao!